Ditelo a noi, la signora Margherita ci ha chiamato, dice venite a Rione Financieri, venite a vedere, lavori appena ultimati, due sconcezze, una sui marciapiedi sta crescendo tanta di quell'erba e quindi ovviamente non appena arriverà l'estate qui proliferà, non sarà più un mattonato ma sarà un prato, non so se è un bene o se è un male, è un male perché si scivolerà con un lavoro fatto con i piedi, dico io, no? Per i piedi, con i piedi, per i piedi, non lo so, torniamo sempre a dire le stesse cose. E quindi questo problema dell'erba che sta crescendo rigogliosa sui marciapiedi appena fatti, e c'è l'altro problema che le macchine vengono parcheggiate, proprio visto che i marciapiedi sono stati portati a livello di strada, ecco che le macchine parcheggiano sotto sotto i palazzi e non c'è neanche la possibilità di attraversare sui marciapiedi stessi, nonostante vi sia l'erba. Che si può fare? Io non credo si possa fare tanto a sto punto, ormai i lavori sono stati completati, la ditta se n'è andata. Forse per le macchine si possono mettere dei paletti in modo che gli intelligenti non parcheggino sotto i palazzi. Per quanto riguarda l'erba sui marciapiedi, per evitare che la signora anziana, infatti lei ci guarda dalla finestra, che io saluto, ha ragione, si scivola, quindi ci vuole del disturbante, del seccatutto, non so come diavolo si chiami, e quindi tocca fare comunque una ricognizione. Assessore Lazzarotti, se si può fare una passeggiata, secondo il nostro giudizio, lavori fatti con i piedi, lei invece è una persona lungimirante, può senz'altro dire all'ufficio tecnico quali precauzioni possono essere assunte. Stavamo andando via, ho riconosciuto il mio amico Francesco Silvestro, ho detto, beh, finalmente hanno fatto i lavori, c'è Livio, ma quali lavori? Ma stai scherzando, ma mi vuoi prendere in giro? Sono state levate tutte queste mattonelle, come possiamo avere questo rivestimento? Rivestimento del palazzo. Del palazzo, cioè, se ne, rifacendo i marciapiedi, se l'hanno tolto, se ne sono andati, dice no, questo lo dovete fare voi, lo dovete aggiustare voi. Questa è una, ma ho visto Francesco che come si possono chiamare questi marciapiedi? A cammello? Marciapiedi di cammello. Con tutte queste gobbe che hanno lasciato i marciapiedi. Quindi finire i lavori, lo voglio ribadire proprio l'architetto Collazzo, ecco, se, non so se compete a lui, faccia fare una ricognizione perché lasciare questo lavoro così è veramente insomma, indecoroso, soprattutto per coloro che ci abitano, quindi poca attenzione nei lavori. Nel controllo. Nel controllo. Dei lavori, poco controllo. Senti, ma quando si fa un marciapiede si mette in un livello, come? Si allivellano i tombini, la prima cosa, e poi si rifiniscono con le mattonelle. Non come hanno fatto qua, hanno fatto ogni tombino ha un suo livello. Quindi si sale e scende. È cammello. Lui è un addetto ai lavori, quindi lo sa bene. Francesco, noi ti ringraziamo per questo contributo, ma siamo sicuri che l'architetto Collazzo ne prenderà atto e farà provvedere in qualcosa. Ditelo a noi.